Grazie, buonasera. Allora, scusami, già mi viene da ridere perché abbiamo fatto le corse con Valeria, però ci siamo soltanto con 13 minuti di ritardo, quindi è tutto sotto controllo. E mi sto accorgendo che non ho tolto questo dietro e sembra che c'ho tipo un cigno nero. Allora, ciao Miki D'Enrico, buongiorno. Niente, sembro sudata. Ciao Samantha. Allora, era Valeria che mi chiamava, ci stiamo. Ciao Annina, ci stiamo. Adesso si collega anche Valeria, così iniziamo la diretta di oggi. Ciao Nadia, chiedi al ginecologo. Qualcuna di voi già mi ha mandato qualche domanda e altri invece stanno pronti a farle. Ma veramente sembro sudatissima, ma è terribile questa sera. Vediamo un po'. Oh, Ghezzi, che è successo a quest'ora, alle 9 di sera? Tu direi no, che è successo a te? Ghezzi, dobbiamo fare una diretta per agosto. Ad agosto poche ma buone. Sto facendo delle cose divertenti, sto organizzando. Quindi sabato prossimo decidiamo questo, perché io e Ghezzi sabato facciamo la colazione. Si è unita anche Samantha adesso. Se mi metto un filtro perché qui è lavorone, qualche filtro bellino e sì, Sì. Non sì, meglio, decisamente meglio. la vedo la differenza. No, Grazie. nel senso che stavi bene anche prima. No, allora, ho fatto una figuraccia con la Perdonate. tua segretaria. Perché Perché? l'ha chiamata, io ho visto il tuo numero. Io ho detto, cavolo, non è materialmente possibile che ce la posso fare in 4 minuti a finire la visita, e quindi ho detto, chiamala. Vabbè, non ti preoccuparne. Non... Niente, no, figurati. Rideva perché io ero partita in quarta. Allora, Come state, bellezze? tutto bene. Bene, sono molto contenta. Questa, tra l'altro, è la tua ultima diretta per tutto agosto perché non ci si fila più. No, no, è che semplicemente non ce la faccio con i turni che ho, perché l'estate al Versilia è il fuego vero, e quindi materialmente è impossibile. E non ce la faccio, quindi poi finalmente a metà agosto andrò in ferie, e quindi... Ci vediamo a settembre organizziamo tutto. Io ne Assolutamente. farò meno, ma buone. Bene, Certo, sì. non ci sei tu e sarà un po' meno buona, però insomma sopravviveremo. Estate in Versilia, ma lo sai che oggi mi volevo mettere la tua maglietta, Fertility, mi ha fatto una maglietta bellissima, ha disegnato il libro di One of Mine, eccetera, invece era tutta ciancicata, non sono riuscita a metterla. Allora. Pazienti in attesa delle visite stavano a leggere il tuo libro e uno mi ha detto: L'ho finito tutto, dottoressa, ci credo, ho aspettato un'ora, povero tesoro, quindi chiedo scusa a chi ha aspettato. Allora. Bello. Allora, no, ci mancherà tanto, ma torna, eh? Cioè, non è che sparisce, Valeria le farà a settembre, un mese. Ma poi qualche post, qualche cosina per voi l'ho già pensata e l'ho già strutturata. Io ieri pomeriggio, nonostante mi hanno fatto chiudere la vena, ho pensato come intrattenere l'estate, quindi ho già preparato tutte le cosine, poi ho pensato tante nuove cosine per l'autunno anche, perché è giusto così. E invece io sto mettendo a punto, domani inizierà il sondaggio per la locandina del team di One of Many. Per quella cosina che avevi fatto vedere a me? E ovviamente Valeria sta con noi, praticamente una rosa di professionisti si dedicherà a noi di una delle tante. È una cosa bella, ragazze. Sono molto orgogliosa. Certo, No, sono orgogliosa io che tu puoi partecipare e stai con me. io con le persone serie mi posso lavorare. Allora, dai, facciamo questo cappello introduttivo. Volevamo parlare intanto che le ragazze si smalizzano, iniziano a fare le domande di riapertura delle tube. Si può fare? Non si può fare? Me lo metto pure io il filtro perché mi vedo troppo lucido. Ti toglie un pochettino di lucido. Allora, io stavo un attimino cercando qualche immagine, così ve la facevo vedere un attimino, cercando di essere un pochino. Aspetta, come Ho dei posso far filtri vedere? strani, però. Ho Eh? dei filtri strani. E tu c'hai tutti con i luccichini?
Ma che luccichini sono quelli che c'ho qui? Oh, guarda questo. Bellino. Ma c'è una zanzara, mi stanno massacrando qui su. No, così è troppo, un po' too much. Allora, tu inizia a chiacchierare, ora lo trovo. Bello. Allora, stavo dicendo, come si può fare la riapertura delle tube? Allora, la riapertura delle tube, prima di tutto, bisogna vedere in che tratto la tuba può essere ostruita. Quindi vi stavo cercando un attimino qualche immaginina carina, a parte che lo posso fare così, senza far vedere dal PC. Qualche immaginina carina. Allora, però diventa difficile essere seri, eh? Sì, lo so, no, ora ne trovo uno, non lo trovo. Questo così sembra un cadavere. No, così benissimo. Va bene, allora bisogna vedere se nel tratto immediatamente. Allora, mi vedete? Ci siamo? Allora, bisogna vedere in che tratto della tuba ci può essere l'occlusione tubarica. Ok. Naturalmente la chirurgia tubarica deve essere fatta soltanto da esperti in chirurgia tubarica perché è una chirurgia che non sempre ha un'adeguata risoluzione. Infatti, noi medici che ci occupiamo di infertilità molto spesso consigliamo la rimozione della tuba piuttosto che la chirurgia tubarica, perché tante volte gravidanze extrauterine che quindi vengono trattate con ad esempio metotrexate o comunque un trattamento conservativo, molto spesso non hanno una risoluzione a lungo termine, nel senso che la donna può recidivare un'altra gravidanza extrauterina. Quindi noi medici di infertilità spesso consigliamo la chirurgia tubarica demolitiva, quindi toglierle, perché comunque sappiamo che effettuiamo dei trattamenti di infertilità, quindi la tuba non ci serve, in quanto allora deve avviare la riproduzione, ma se noi la facciamo in vitro non ci serve. Se noi vediamo, ad esempio, durante la procedura esteroscopica, quindi durante l'isteroscopia, qualche piccola sinechia o qualche piccola ostruzione a livello dell'osteo tubarico, noi possiamo, se non abbiamo un riscontro ecografico di tuba dilatata, possiamo piano piano ledere, togliere, sbrigliare queste piccole aderenze già direttamente con il Bettocchi, piano 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 piano, perché naturalmente questo è il tratto della parete uterina molto più sottile rispetto a tutti gli altri tratti della parete uterina. Quindi piano piano possiamo sbrigliare queste aderenze. Se invece noi vediamo una dilatazione tubarica che interessa tutto il resto della tuba, bisogna vedere in che punto è, e la procedura per andare a intervenire si chiama laparoscopia. Quindi con la laparoscopia si va a vedere come è ostruita la tuba, come appare la tuba, e se si decide se fare una piccola incisione sulla tuba, drenare il liquido contenuto all'interno e poi ricucire. Cerco di essere più semplice possibile, ma la chirurgia tubarica è una chirurgia davvero molto difficile e molto complessa. Diverso è se noi abbiamo una dilatazione di questo tratto con un'occlusione di questo tratto fimbrico della tuba che difficilmente si riesce a risolvere con la chirurgia tubarica. Tante volte, a volte, se non viene ben scollato in basso l'ovaio e questo resta adeso alla tuba, a volte ci può essere anche un danno da diatermocoagulazione della funzionalità ovarica. Quindi è sempre necessario valutare cosa è meglio fare in quella donna. Quindi valutare sempre il profilo ormonale e decidere cosa fare. Cioè, nel bilancio generale della fertilità di quella donna, ha senso fare una chirurgia tubarica o no? Certo. Ecco, sono un pochettino critici i dati e la letteratura a tal proposito. Quanto sono la circonferenza di una tuba? Quant'è? La tuba è come se fosse un budellino, ok? Quindi, nel senso, noi qui la vediamo come Sì. evidente perché deve essere messa nel modellino, però in realtà la tuba è proprio. Avete presente il budellino per fare la salsiccia? Cioè la salsiccia, no? Viene messa in un budello. Io sono vegetariana. Io Ah, sei vegetariana? sì, da 30 anni. Non lo sapevo. No, però nel senso che quindi è piccola e si può allargare. Sì, la tuba è proprio sottilissima. Come Ma posso spiegare? un millimetro, mezzo centimetro, un centimetro? La tuba, cioè la tuba è proprio con la vita su se stessa, si distende quando c'è il muco obliquo e quindi aumenta un pochettino lo spessore dell'epitelio tubarico, però è piccolissimo, proprio l'aspetto è come un piccolo budellino. Quando è dilatata, infatti all'ecografia non si vede la tuba, quando è dilatata vuol Non dire che sapevo.
all'interno e che quindi non va bene, oppure si chiama o idrosalpinge quando c'è del liquido all'interno, oppure sactosalpinge quando c'è un aspetto un pochettino più corpuscolato tipo pus. Infatti, perché fai la istrosonosalpingografia ecografica? La fai perché comunque metti il mezzo, la soluzione fisiologica sterile, la metti nell'utero, la spingi a pressione attraverso le tube, la tuba solitamente non si vede, invece vedi quel passaggio attraverso dell'acqua perché si distende e poi piano piano passa. Così E con il passaggio si allarga la tuba, voglio capire questa cosa. Accidenti. sì, perché tesoro deve passare qua. E tu vedi piano piano vedi questo piccolo flu, appena appena visibile questo flu, e poi vedi proprio il passaggio attraverso il tratto fimbrico. Bellino, Ah, immagino, interessante. Allora, iperplasia ghiandolare può essere un motivo di biochimica? Pav. eh? Beh, sicuramente rientra nei mancati impianti, cioè nel senso un endometrio disfunzionale può essere un endometrio che non favorisce un adeguato impianto, quindi sì, può essere. Infatti va trattato. Allora, dopo aver debellato due batteri, Enterococcus faecalis e Escherichia coli, la nuova endometriocoltura evidenzia la Klebsiella ornitonolitica. È il caso di sospendere il transfer previsto per agosto? Devo leggere cosa evidenzia la Klebsiella ornitonolitica. ma come fa ad avere questa cosa qui? Vabbè, ora non la riesco a trovare, è molto in su. Cioè, la Klebsiella ornitonolitica è molto rara, nel senso, non è così frequente. Allora, solitamente il laboratorio che analizza il materiale endometriale ci dice se quel germe è patogeno o meno. Se Ok. come germe patogeno che rientra nello spettro dei germi che causano endometrite cronica va evidenziato e quindi è necessario posticipare il transfer. Comunque in questa donna qui, ad esempio, che ha questa situazione intestinale un pochino particolare, perché se si vanno a ritrovare per questi batteri nell'endometrio in carica elevata vuol dire che ha una situazione intestinale particolare, ad esempio potrebbe essere utile l'idrocolonterapia per avere un vantaggio da questo punto di vista, quindi un lavaggio intestinale. Per avere un vantaggio. Negli Stati Uniti lo utilizzano tantissimo le donne, anche nelle cliniche di infertilità. Senti un attimo, lei dice che bisogna fare gli antibiotici, una cura prima del transfer. Dipende sempre se il laboratorio che lo evidenzia lo classifica fra i germi patogeni per l'endometrite cronica. Perché non è così frequente, quindi bisogna vedere. Ora, la Klebsiella pneumoniae sì, questo tipo di batterio è molto raro da trovare, quindi bisogna vedere la percentuale e se appunto il laboratorio lo classifica fra quei germi. Allora, invece, questa è un po' complicata. Triplice positività agli antifosfolipidi in gravidanza da 3 anni. Ora sono in cura con due Plaquenil, cardio, eparina da 4.000, delta-carotene da 5 mg, ma il LAC è a 1.8. Ma come mai tutti questi farmaci insieme? C'è la reumatologa che la segue e ritiene necessario che faccia tutti questi farmaci? Cioè, Lei nel ha senso. fatto Capito. donazione di gametti. Ma è incinta o no? Perché Sì, ha è detto. incinta. Ok. Ah, ok, va bene, incinta, assolutamente d'accordo. Pensavo, non avevo capito quello che c'era scritto prima, allora. No, no, non lo dice perché cioè, Va ogni bene. tanto mi scrive, quindi me lo ricordo. Allora, cardiospirina e clexane come supporto nel post-transfer, ci sono pareri discordanti. I dati della letteratura sono estremamente discordanti. Cortisone, cardiaspirina e eparina sono estremamente discordanti l'uso nella. Scusate, adesso sono un pochino dislessica, ma sono un pochino stanca. Allora, negli studi di popolazione, quindi negli studi su ampie popolazioni, tipo 200.000 casi, è stato visto che non c'è un reale vantaggio nell'utilizzo di cardiaspirina o deltacortene, o cortisonico, metrol, deltacortene o eparina. Vanno dati questi farmaci soltanto in donne affette da patologia, come ad esempio quella signora che abbiamo nominato prima. Altrimenti la terapia exadiuvantibus lascia un attimino il tempo che trova, perché in realtà l'impianto al momento attuale dei dati della letteratura sappiamo che lo fa l'embrione, cioè un embrione sano, un embrione bello e un embrione che si impianta con più facilità rispetto a un altro. Io ho sempre preso tutto.
hanno sempre riempita, devo dire. E allora, ciao. Ah, per tentativi, però si chiama Sì. ex adiuvantibus. Ciao, volevo fare una domanda. Prima volevo dirvi che vi lovo. Poi la domanda. A settembre farò il mio terzo e ultimo transfer. Dopo due beta negative voglio effettuare l'isteroscopia e biopsia endometriale. Se l'isteroscopia non l'hai mai fatta prima, falla assolutamente prima di fare questo transfer. Però sinceramente ce la fai come tempistica perché ora siamo al 26 di luglio. Se il transfer lo devi fare a settembre, siamo un attimino a ridosso. In teoria va fatta l'isteroscopia, la biopsia, però la risposta di solito ce l'hai dopo 21 giorni, quindi in teoria dovresti aver già iniziato il trattamento. Siamo un pochino a ridosso. Dai, dai, allora sbrigati, mamma con frangetta. Che nome carino che si è scelta, vero? Mamma con frangetta. Allora, al posto di una biopsia endometriale con ricerca di plasmacellule e di cellule killer, si può assumere preventivamente cortisone? E in quale dosaggio? Non ha senso, come dicevo prima. Non ha senso. Anche perché ci sono delle donne che hanno delle alterazioni enzimatiche, per cui il cortisone può essere svantaggioso come supplemento della fase post-transfer, quindi non ha senso. Io a volte ho tante pazienti che infatti mi sono confrontata con gli immunologi perché magari è normale, io stessa gli davo l'eparina, gli davo, no, gli davo la cardiospirina, gli davo il cortisone e erano donne poliabortive, non facevano procreazione assistita, che venivano da me con questa terapia e poi comunque abortivano comunque. In realtà gli studi dicono che ci sono delle alterazioni della coagulazione associate anche a delle alterazioni enzimatiche metaboliche, che se io do il cortisone alle cui donne, se io do il cortisone, peggiora soltanto la situazione e quindi la donna abortisce ugualmente, perché mi crea un'iperinsulinemia, quindi non ha senso. Non ha senso darlo a tutti sempre, non ha senso. Certo. Allora, sempre mamma con frangetta dice il transfer verrà svolto a settembre. Se svolgo tali esami ad agosto, posso farlo a settembre? Grazie, però un po' l'hai risposto Sicuramente già. l'isteroscopia o lo scrapping endometriale o la biopsia endometriale può essere un vantaggio farla il mese prima del transfer, però appunto la risposta della biopsia ci vuole un pochettino di tempo per la coltura endometriale, quindi ecco, bisogna calcolare questa tempistica. Certo, allora, fatta endometriome, risulta carenza o assenza di lactobacilli. Al momento prendo Crispact con fermenti lattici, flora nutritiva. Va bene come terapia? Sì, è una buona terapia. Il Crispactum va bene. Sì, è una buona terapia. Naturalmente va integrata. Ci sono anche, vabbè, ora non voglio parlare di protocolli. Ci sono diversi protocolli di utilizzo di 3-4 tipi di fermenti in maniera continuativa che mi migliorano un pochettino la flora intestinale. Quali sono? I Fiselli, Terelle, sono nomi. Riconosco bene Bifiselle, Enterelle e oddio, non mi ricordo quell'altro, ma finisce con Femelle il quarto. Sì. Allora, sono ottime, è vero. Allora, non essendo stata riscontrata endometrite cronica, conviene fare in vista di una PMA biopsia endometriale con ricerca plasmacellule e cellule killer e ed endometriocultura è sempre la stessa ragazza. Ma se l'endometrite cronica non è stata riscontrata, cioè nel senso, se hai fatto l'endometriome e non è stata riscontrata l'endometrite cronica, perché devi fare questi esami? Vuol dire che non è quello il motivo dell'infertilità. Ok, allora la ragazza invece dei batteri nell'intestino dice che è disperata perché non riesce Ci credo, ci credo, ci credo. a. In questo caso lì ci credo perché diventa veramente impegnativo e pesante. Appunto per quello stavo pensando a questo, che è una, cioè nel senso io ti posso dare tutti gli antibiotici del mondo, però se la membrana intestinale è diventata permeabile e quindi questi batteri passano comunque, gli antibiotici mi lasciano un attimino il tempo che trovano, anzi mi riducono i lattobacilli buoni, quindi andare da un esperto gastroenterologo, ematologo, internista di idrocolonterapia ti potrebbe aiutare da questo punto di vista qui in maniera veramente sostanziale. Cioè, potrebbe essere una terapia diversa che però veramente ti risolve il problema. Allora,
Quattro transfer, tre beta negative, l'ultima biochimica. Bene, nell'ultima avevo preso cortisone. Potrebbe essere che ha funzionato proprio il cortisone. Ha senso provare naturalmente con il cortisone? No, non ha senso provare naturalmente con il cortisone per i motivi suddetti, anche perché comunque il cortisone è un farmaco che va utilizzato sotto stretta indicazione medica. Quattro transfer negativi, sono tutti transfer della stessa stimolazione e poi quanto pesi, quanto sei alta, quanti anni hai. Oggi ho incontrato una paziente in studio che pesava 123 kg. È importante il peso, noi si sottovaluta questa cosa, ma è estremamente importante quando si cerca una gravidanza. A volte noi lo diciamo e possiamo sembrare un pochettino stronzi a dirlo, però se io ho Parolaccia. detto una parolaccia, sì, perché gli ho detto anche a questa signora, ho detto a me mi dispiace di sembrare stronza, però io non le posso dire tutto quanto bene, perché una donna di 123 kg non va bene. Cioè, non va bene per una ricerca di una gravidanza, perché non è un casino poi, cioè è veramente un casino sia farla rimanere incinta che poi andare avanti. Lo dobbiamo dire, cioè, a me mi dispiace, anch'io le vedo le donne che pesano 140 kg e rimangono incinta da sole e non so come fanno, Sono però. molto fertili. Che significa? Eh sì, che significa? Significa. Wonder Man si chiamano chi sta accanto a queste donne qui. Comunque, nel senso che hanno anche loro una fertilità molto spiccata, anche gli uomini che hanno accanto, perché sinceramente non è così frequente. Sono fortunate, diciamo che sono fortunate. Mi sono persa, chi è fortunata? La ragazza infertile che pesa tanto ma ha un compagno La o la donna ragazza? incinta, la donna obesa che rimane incinta senza pensarci. È fortunata perché quanto casino fate per cercare di avere una gravidanza? Quanta difficoltà abbiamo avuto per cercare di avere una Non gravidanza? poche. Vedi una donna veramente overweight che rimane incinta e dici: ma perché io no, che sono, mangio bene, faccio questo? No? Sono fortunate. Sono fortunata, è vero. Allora, sempre la ragazza del batterio scrive: il referto non dice se non è patogeno e lei ha fatto ozonoterapia. Vabbè. E se ha fatto già la terapia, il transfer lo può fare tranquillamente. Io cercherei di essere sicura che il test sia negativo prima di fare il transfer. Gli embrioncini sono lì congelati, no? Non è che c'è questa urgenza di dire devo fare il transfer, devo fare il transfer. Potresti, ad esempio, approfittare per fare il vaccino. Tanto gli embrioncini hanno lì la sciarpetta, sono congelati, tu ti assicuri di non avere nessuna infezione, quindi quando li trasferisci non ha nessun senso di colpa o paura di non aver fatto il transfer nel momento giusto. Io farei così, però. Questo è quello che farei io. Bene, allora, dopo aver contratto la clamidia curata con un solo ciclo di antibiotico, quante probabilità ci sono per una gravidanza spontanea? Nel senso. Pensi? No, perché non sono fata Morgana, potrebbero dirlo i miei capelli, però. Mi vedo bionda stasera. Mica solo da. Mi vedo bionda stasera, non lo so perché, che sta succedendo. Sei biondissima, infatti. Allora, ritorniamo a noi. Allora, la percentuale di gravidanza spontanea. Allora, se la clamidia è stato un riscontro occasionale, quindi senza nessun immagine di sospetta dilatazione tubarica, senza nessun danno anche della fertilità maschile, perché molto spesso anche l'uomo risente delle infezioni da clamidia. Quindi io direi così: voi provateci un annetto, se non succede, e se hai al di sotto di 35 anni. Voi provateci un annetto, se non succede niente, a quel punto lì iniziate a pensare a un aiuto medico. Perfetto, perfetto Marilu. Allora, ma è possibile che il valore dell'antimulleriano sia aumentato a distanza di 2 mesi? Mi hanno sempre detto che diminuiva ogni mese. No, non è vero questo. No, non è vera questa cosa qui. Allora, prima di tutto dobbiamo considerare che l'antimulleriano è un ormone È un ormone che può degradare in provetta, quindi tu fai il prelievo, il laboratorio che lo analizza ne può analizzare, lo può analizzare il giorno che tu hai fatto il prelievo, quindi tipo oggi 26 luglio, oppure può analizzare oggi 26 luglio il prelievo che tu hai fatto il 20 di luglio. Quindi nel frattempo nella provetta l'ormone si degrada. Certo. Quindi se io vado a fare un prelievo di ormone antimilleriano, stessa donna, stessa età, in teoria stessi valori di antimilleriano, la signora ha fatto il prelievo, la signora Luisa ha fatto il prelievo il 20, la signora Natalia ha fatto il prelievo il 26.
Il laboratorio ne analizza tutti e due il 26. Quello della signora Luisa può essere più basso, quello della signora Natalia può essere giusto. Ok? Non lo sapevate questa cosa qui? No. Questa è una cosa basilare, cioè, nel senso, infatti, perché si dice l'antimülleriano si deve dosare nei laboratori dove fanno tanti prelievi di antimülleriano? Oppure molti centri si avvalgono di inviarlo, ad esempio, a Bergamo, in un laboratorio famoso a Bergamo, o comunque laboratori che fanno tanti dosaggi antimülleriano, per questo motivo, perché almeno il kit che utilizzano ne analizza, se ce n'hanno 20 di prelievi, lo possono analizzare tutto quanto. Se ne hanno 10, devono aspettare 2 giorni per farne 20. Se ne hanno Quindi 5. probabilmente questa ragazza il secondo prelievo è stata più fortunata e gliel'hanno controllato subito. Perché c'è una distanza di soli 2 mesi, quindi 2 mesi può essere o un cambio repentino di alimentazione, oppure un'integrazione vitaminica importante, e questo mi può cambiare un pochino il valore di antimülleriano. Non è vero che deve per forza scendere, può anche risalire in alcune donne. Allora, cosa fare se il progesterone è basso? Si può integrare. Allora, il progesterone basso vuol dire una fase luteale un pochino più corta. Quindi, se una fase luteale è più corta, come si risolve? Prima di tutto, stile di vita corretto, alimentazione adeguata. Inoltre, supplementare con la vitamina D che mi migliora la fase luteale. Poi c'è l'estate, quindi esponiamoci anche al sole. E poi, infine, supplementare anche col progesterone esogeno. Però ci sono prima questi tre cambiamenti dello stile di vita che mi possono migliorare la fase luteale, quindi aumentare il progesterone. E poi supplementare anche la fase luteale, eventualmente con progesterone esogeno, quindi assunto all'esterno. Altro aspetto molto importante è che ci sono degli studi che lo dimostrano, è l'agopuntura. L'agopuntura mi migliora la fase luteale in alcune donne, in molte donne, quindi può essere anche quello un valido strumento. Allora, oggi c'era anche Sandro, ti saluta Vale. Ah, sì, ok, sì. Endometrio regolare, ovodonazione, un transfer positivo e aborto la sesta settimana, secondo transfer negativo. Per il terzo transfer, cosa ne pensa di provare sul ciclo naturale? Alcuni studi dicono che cercare di tentare per una donazione sul ciclo naturale può avere una maggior risposta, cioè un endometrio può essere più ricettivo. Naturalmente bisogna vedere se quella donna è normomestruata o meno. Se è normomestruata si può provare sul ciclo naturale, effettivamente può avere vantaggio, sì. Libri, sandali e secchielli, dai, in bocca al lupo, coraggio, eh. Allora, perché danno Medrol di default nel post-transfer? No, non lo danno di default, dipende dai protocolli del centro dove uno va. In che momento del ciclo va dosato l'antimulleriano? L'antimülleriano si può dosare in qualsiasi fase del ciclo, non varia in base alle fasi del ciclo. Abbiamo fatto una bella diretta quest'autunno con Con Fertilife. qualcun altro? Brava. Con Brava, Fertilife. brava. Sì, è vero, la comodità dell'antimulleriano è che lo puoi fare digiuna, hai appena fatto colazione, in qualsiasi momento della giornata e del mese. Sì. Ed era carino, in cui parlava appunto di questi falsi miti e tabù sull'antimülleriano. Ce ne stanno altri sull'antimulleriano? I falsi miti? Che una donna giovane, tipo di 30 anni, con un antimülleriano di 0,1 non può rimanere incinta spontaneamente. Non è vero? È il tempo che conta, è solo il tempo che conta. Quanto tempo quella donna ci mette a cercare la gravidanza? Se supera un certo tempo, a quel punto lì bisogna correre ai ripari. Però non è vero che non possa rimanere incinta. Allora, Spontaneamente. cali ipoglicemici in gravidanza sono pericolosi per la pupa? Le ho tutte, è sempre la ragazza del. Sarebbe meglio evitare i cali ipoglicemici in gravidanza, quindi cercare di avere comunque un buon controllo glicemico può essere utile, anche perché solitamente i cali sono dovuti al fatto che sta iniziando a funzionare anche il pancreas fetale e quindi ti dà un pochino questi picchi di iperinsulinemia, quindi questi cali glicemici. Quindi non succede nulla, però sarebbe preferibile evitarli. Ecco, una soluzione buona potrebbe essere fare, ad esempio, gli stick urinari al mattino per valutare la chetonuria, cioè la presenza di chetoni nelle urine. E se sono positivi, vuol dire che bisogna cambiare proprio l'alimentazione. Ok,
Stitichezza nel post-transfer, totalmente bloccata. Posso utilizzare supposta di glicerina tutti i giorni? Grazie. Allora, io consiglierei piuttosto utilizzare un'alimentazione adeguata che favorisca l'evacuazione. Se così non si riesce, perché la costipazione può essere dovuta anche alla stimolazione ovarica, anche al progesterone, ricordiamoci che l'intestino è molto sensibile a questi ormoni, quindi può alterare completamente la funzionalità intestinale, la motilità intestinale. Se non si riesce così, si può prendere il regulose. Posso dire il farmaco? Posso dire il prodotto? Guarda, a me mi puoi dire tutto, tanto lo dimentico tra un minuto. Vai, sì, perché no? Farmaco, mica è una parolaccia. Sì, è uno sciroppo, però a base di acqua termale, quindi non dà nessun effetto collaterale, nessun effetto irritativo sull'intestino. Si chiama regulosione, puoi prendere 2 cucchiai la sera prima di andare a letto e così per osmosi ti richiama acqua nell'intestino e vai evacui meglio. Quattro Ma non lo prugne conoscevo questo. ma tesoro Questo lo mio. possono prendere tutti, no? Sì, tutti, è veramente molto efficace, anche le donne in gravidanza. Secondo me è Ma è molto. cattivo? Non so di niente. Come si chiama? Cosa ho detto Così. prima? Regulo. Regulo. Regu. Ma è un prodotto farmaceutico, un regulosio. Regulosio. Oh, va bene, proviamo anche regulosio. Allora, quanto è difficile impianto embrione ovo donazione? Neupogen come terapia antirigetto, che ne pensa? Quanto Ma la domanda prima? è difficile impianto embrione ovo donazione? Cioè, in realtà scrive Kira quanto è difficile impianto embrione. Punto esclamativo, cioè. Non è difficile. Non è difficile. Non è vero che non è difficile, però bisogna vedere. Allora, il Neopogen. Quello che ti hanno dato, credo che te l'abbiano dato semplicemente per aumentare un attimino le possibilità di impianto, quindi di vascolarizzazione uterina e quindi le possibilità di impianto. E il Fistagrim. Io non conosco la tua situazione, quindi non posso scendere nello specifico e dirti, è un pochettino troppo specifico, cioè ecco, non lo posso dire così, non so qual è la situazione, non so come è il suo utero, non so perché le hanno consigliato questo. Allora, intanto qui ho una serie di complimenti. Pavla scrive: dottoressa, dove lavora lei? Mi piace molto. Dove lavora lei, dottoressa? In Versilia, per quello dicevo l'estate in Versilia, perché lavoro in Versilia. Bello, la mia vicina, 100 kg, 3 figli. Vedi? Capita. La dottoressa è la numero uno. Grazie, ma Dobbiamo non è, cioè, iniziare. Sono sono, quasi le ecco 10, eh. sì, poi io ho anche paura a stare col chiuso in studio perché mi cavo addosso, Perché? perché ho paura a stare da sola e andare via di qua, se non c'è Dai, ti nessuno. faccio compagnia al telefono. Mi è stato riscontrato. Sì, ci telefoniamo e ti faccio compagnia. Mi è stata riscontrata una mutazione del gene MTHFR, un aborto spontaneo e 4 anni di tentativi. Ce l'hai, sei tu presente come me. Il medico mi ha prescritto cardioaspirina, cortisone e acido folico. Il cortisone è necessario? Ma se rimani incinta ti dà questa terapia, mica così? Cioè, nel senso, mica così prima di rimanere incinta? Anch'io non ne vedo tante, sono pure fertile, morbide e fertile. Sono un'ostetrica e ne ho viste di ogni. Niente, perché siamo rimaste talmente indietro con i messaggi. Ora io sto leggendo quelle delle donne sovrappeso. Allora, molto fortunate, ecco, non gli va giù a nessuna, vero Nadia? Più ti impegni e meno arriva, avranno uomini con super spermini. Un casino è successo. Dicevo Wonder Man. La mia amica pe pesa più di 110 kg, adesso ha la seconda gravidanza naturale. E ho 46 anni, vaccino fatto. Aspetta, devo iniziare un attimo a selezionare le domande perché così andiamo fuori. Come influisce l'influenza intestinale sul bambino nel terzo mese di gravidanza? Allora, la regolarità intestinale può
cioè può alterarsi un pochino in gravidanza, ok? In tutti i trimestri, anche nell'ultimo trimestre, sicuramente meglio è il tuo microbioma intestinale, meglio sarà il microbioma poi del bambino quando nasce. Quindi da questo punto di vista qui va regolarizzato il più possibile. Ok, piccolo polipo cervicale può ostacolare gravidanza naturale? No, No. no. Perfetto. Allora, per ripristinare i lattobacilli, il farmacista mi aveva consigliato questa linea, Enterelle, simile. C'è un ordine? Perché so che sono varie e quante scatole per ognuna, tipo, per ogni tipo. Sì che c'è l'ordine. Tessero bello, c'è l'ordine, non è che ti posso dire quante scatole per ogni tipo, solitamente una per ogni tipo e fai il ciclo. Sì, ti faccio, oddio, com'è? Enterelle, bifiselle, qual è l'altra? Non me la ricordo questa. Ramoselle, ramoselle e femelle, questo è l'ordine. Quindi ricominciamo. Bifiselle, enterelle, ramoselle, cioè stiamo a fare una cosa, ma è cioè, è una roba leggera, si dà anche ai bambini. No, chiediglielo al tuo dottore. Ma va bene, soltanto che non piace, cioè non. Brutto, è vero, è perché me lo sono ricordato, ero contenta e mi sono ricordata una cosa. Allora, dottoressa, mi permetto. Dimmi. Da laboratorista di specificare che i laboratori seri, se non eseguono gli esami tutti i giorni, li conservano in modo corretto, ad esempio congelandoli e scongelando. Al momento dell'esecuzione. Senza ombra di dubbio, però l'ormone antimilleriano è una proteina che può parzialmente degradarsi. Certo, al momento dell'esecuzione, seguendo le specifiche dei test indicate dalla casa produttrice. Logico, questo era scontatissimo, cioè certo, senza ombra di dubbio, se no se lo metti lì nel sangue, cioè, è impossibile ridosarlo nei giorni successivi, però comunque anche durante tali procedure si può parzialmente degradare. Come sai bene, appunto, e quindi nel fine, cioè in picogrammi su ml, può cambiare in maniera significativa. Un flusso mestruale molto breve e molto scarso può influire sull'infertilità? Allora, non è sicuramente una causa assoluta di infertilità. Bisogna valutare un attimino in che senso, cioè il ciclo è molto breve e molto scarso, cioè va visto un attimino come va il tuo endometrio, può essere anche un segnale di endometrite, può essere segnale di una non adeguata ovulazione, va un attimino valutato. Nessuna domanda, volevo ringraziare te Loredana per le tue magnifiche dirette, che carina questa ragazza me la leggo e grazie alla dottoressa per la sua disponibilità, siete fantastiche, domani ho il quarto transfer, pregate per me, certo Giulia. Ti pensiamo, facci sapere, scrivi, scrivi, prolattina 97 sul secondo dosaggio, qui stasera non finiamo più. Ho fatto la risonanza magnetica e non è uscito nulla di strano. Può essere solo stress o bisogna fare altri esami specifici? Allora, se 97 sul secondo dosaggio, non so quanto possa essere il primo, la risonanza è negativa, va fatta la terapia medica per 3 mesi e rivalutato e visto un attimino come va. Siamo sine causa. Abbiamo iniziato percorso PMA quando avevo 32 anni, lui 34, entrambi normopeso, 4 transfer falliti da 2 stimolazioni. Ha senso rifare un'altra stimolazione con PGS? Grazie. PGS. Quanti anni ha ora? 32, aveva 32, abbiamo iniziato. Transfer da 2 stimolazioni, secondo me ha assolutamente senso rifare una stimolazione. Ora la PGS o meno, quello lì bisogna valutare un attimino, non glielo posso dire soltanto con questi dati, però assolutamente sì. Buonasera, mi hanno consigliato di fare un esame per vedere se le tube sono chiuse o aperte, visto che non riesco a rimanere incinta. Secondo lei, scusa, secondo lei si può saltare questo esame e provare con il transfer? Con transfer? C'è confusione. Elisa, una cosa per volta. Allora, l'esame per vedere se le tube sono aperte, cioè, ci spiega un attimino se la causa dell'infertilità è perché appunto la tuba non funziona e quindi è aperta. Scusate, stavo vedendo questo che ho detto, e quindi è chiusa, ok? Quindi magari l'infertilità può essere da causa tubarica perché la tuba non funziona, le tube sono chiuse. Se così non fosse, non è un esame allucinante, cioè è un esame tranquillissimo, può dare fastidio se le tube sono chiuse, ma non è una cosa insopportabile. Ci sono esami notevolmente peggiori, tipo, non so, la gastroscopia è notevolmente più fastidioso. Quindi si valuta un attimino questo e secondo me è giusto saperlo, anche perché tante volte dopo aver effettuato questo esame la gravidanza avviene spontaneamente. Se tu non vuoi valutare questo esame,
Allora si può passare direttamente a una fecondazione assistita, quindi una stimolazione ovarica con recupero degli ovociti, inseminazione in vitro degli ovociti e poi transfer degli embrioni. Però sinceramente io lo farei l'esame se sei giovane e sono pochi anni che cerchi la gravidanza, perché non ha senso andare direttamente verso un secondo livello, è molto più invasivo per te e per voi come coppia, secondo me, naturalmente se sei giovane. Allora, io ora scelgo due o tre domande. E poi chiudiamo perché Sì. così. Allora, i tamponi vaginali prima di un transfer sono davvero utili? Dipende dal protocollo del centro. Ci sono alcuni centri che non li fanno perché non c'è nessuna, cioè i dati e la letteratura ci dicono che non c'è nessuna differenza sostanziale a meno che la donna non abbia un'infezione da clamidia. In quel caso lì va eliminato, cioè non va effettuato il transfer. In tutti gli altri casi, comunque, la donna viene disinfettata durante il prelievo ovocitario, viene fatto l'antibiotico, quindi da quel punto di vista lì siamo abbastanza tranquilli. Sicuramente, se c'è un'infezione da clamidia, sarebbe preferibile evitare di fare un transfer. Vaccino in gravidanza me lo stanno chiedendo in parecchie. Ma non ce la facciamo in pochissimi secondi a rispondere. Questa è tosta. È Ne faremo una sul vaccino in gravidanza. molto lunga questa qui, cioè non è cattiveria, però allora secondo me va assolutamente fatto in fase periconcezionale, assolutamente va fatto perché almeno ci tuteliamo ed evitiamo qualsiasi rischio. In gravidanza io non posso in maniera assoluta dire tu lo devi fare per forza assolutamente, senza conoscere la donna e senza vedere chi è donna di fronte a me. Il rischio va valutato con il medico curante, va valutato da donna a donna, quindi va, come dicono le linee guida anche della GOI, valutato da paziente a paziente. Non si può dire a tutte quante tu lo devi fare, perché magari per una donna tipo di 47 anni che ha fatto il terzo tentativo di eterologa, magari le va con una terapia anticoagulante in atto, magari le vado a fare il vaccino e le crea una reazione proinfiammatoria troppo alta e quindi lievemente dannosa per il feto, come può essere che non gli fa niente? Però io non lo posso dire se non conosco la donna. Quindi in linea generale, io dire vaccino in gravidanza a tutte le donne indistintamente, io non lo posso dire perché purtroppo ho a che fare con delle gravidanze che sono estremamente variabili, diverse, e le donne sono estremamente variabili, diverse. Quindi ogni donna, in base alle linee guida GOI, va valutato ogni singola donna col ginecologo curante. Spero di essere stata soddisfacente. Esauriente, esauriente, bella e brava. Non sono contraria al vaccino, assolutamente no, le persone lo fanno tutte, però va valutato da donna a donna, come dicono le linee guida, perché Certo. comunque è un trattamento. Allora, chiudiamo con Silvia Giallo che scrive: grazie di tutto, così ci sentiamo meno sole. E meno male, è proprio la nostra intenzione, no? Basta solitudine durante la PMA. Infertili e belle. Sì, bravissima. Positive. Senti, buone vacanze, signorina. Tanto ora noi ci facciamo compagnia per telefono, va bene? Va bene, grazie a tutte, grazie della pazienza, eh. Grazie ragazzi, ci vediamo mercoledì alle 14:30 e parliamo di rapporti sessuali dolorosi. Interessante, con Virginia la patatologa. Ti piace lei, eh? Sì, amica Arba, sì, è molto. Quando vieni a Roma il 23 ottobre per la presentazione del libro, la conosci? Va Va bene, bene? va benissimo. Ciao. Ciao ragazzi, ciao a tutti e buona serata. Ci vediamo mercoledì. Ciao.